Dopo il prezioso punto conquistato a San Marino del Tronto, il Cagliari è ricomparso a Sant'Elia dopo aver trascorso una settimana travagliata da illazioni, supposizioni, giudizi non certo producenti. Un Cagliari più compatto in termini di gioco, più equilibrato e compensato nei reparti, più centrato ed ordinato in difesa, più produttivo nel pacchetto offensivo, non l'avevamo ancora visto in questo campionato. Una vera sorpresa o forse qualcosa ha fatto scattare la molla dell'orgoglio che sembrava carente dopo la partita con il Pescara. Indubbiamente la squadra ha reagito alle chiacchiere della settimana trascorsa, peraltro fuori sede. Un Cagliari così ha strameditato i due punti contro il Cesena a Sant'Elia. È tornato quindi alla grande Gigi Pilas davanti al suo pubblico del Sant'Elia, non tanto per aver siglato la rete trasformando il rigore, poiché i rigori sono scontatamente reti, anche se vi è chi non è d'accordo, ma per la seconda rete, quella di Bernardini. Un triangolo perfetto con Pilas a chiuderlo con un perfetto assist in area ed in diagonale Bernardini lo ha ripagato mettendo al sicuro il risultato. Giannone aveva dovuto rinunciare alla vigilia a Marchi per la puntura di un insetto nell'eremo di Smolas e quindi inutilizzabile ha inserito Davin. Aveva optato per Bergamaschi in mezzo al campo relegando Pulga in panchina ed ha affrontato il Cesena non soltanto con marcature precise sulle tre punte ma anche velocizzando il gioco impedendo al centrocampo avversario di ragionare. Si sono visti quindi un ottimo Bernardini, finalmente più portato a distribuire gioco, ed un buon Bergamaschi, ritrovato sia negli spunti in progressione, ma anche nei cross dosati, ottimi come ritrovato Pilas. La cronaca ci porta subito sul rigore. Dopo due ammonizioni a due romagnoli, il signor Paparesta, al decimo minuto, ha indicato deciso il dischetto del rigore per l'atterramento di Bernardini in area. Il giusto incubo del Sant'Elia è svanito quando Gigi Pilas, con non poca emozione, ha calciato sicuro alla sua maniera ed ha portato in vantaggio il suo Cagliari. Il capitano rossoblù non aveva ancora concluso il suo show perché al 17esimo, su tiro di Miani da fuori, una deviazione consentiva proprio a Pilas di calciare al volo e con violenza colpiva in pieno la traversa. La reazione di Romagnoli non si faceva attendere, non fosse altro per dimostrare la validità della squadra ospite che esalta ancora di più la prova del Cagliari. Ecco quindi che in difesa Sorrentino si esibisce in alcune uscite intelligenti a respingere i tentativi di Gibellini, di Barozzi, ma è giusto evidenziare quella del difensore Meazza che ha indirizzato di testa all'incrocio. Sorrentino è arrivato sul pallone di pugno e gli ha negato la rete. In questa seconda parte sono saliti in cattedra i difensori rossoblù ed in particolare Valentini che ha letteralmente nascosto il pallone al veterano Gibellini. Il primo tempo si è quindi chiuso con gli applausi del pubblico, particolare inconsueto al Sant'Elia. Nella ripresa il Cesena ha cercato di imprimere un diverso ritmo all'incontro e dopo alcuni tentativi di Sala su punizione il Cagliari quasi in contropiede ha imbastito la migliorazione dell'incontro. Bernardini in buona progressione chiede a Pilas il triangolo ed il capitano dopo un attimo di giusta esitazione ha servito al compagno un prezioso pallone in assist. Bernardini con un preciso diagonale ripaga il capitano del servizio e mette al sicuro il risultato. A questo punto il Cesena ci riprova e dal 18esimo una punizione di Sala consente al portiere rossoblù di esibirsi in due occasioni consecutive. Il Cagliari continua a cercare le triangolazioni più efficienti grazie al gran movimento di Montesano che sistematicamente attira su di sé almeno tre difensori e trova sempre spazi per Pilas ed in particolare per Bernardini sempre più proiettato quale terzo uomo nell'area avversaria. Al 36esimo nuovo pericolo per Sorrentino giunge dal libero Cesenate. Panchieri sfrutta un'indecisione della difesa rossoblù e si presenta solo davanti a Sorrentino che però sventa con i piedi. Il gioco passa da un fronte all'altro con il Cagliari sempre presente in fase offensiva. Gianni sostituisce Davina ancora dolente con Vignoli e Miani con Pulga ed è proprio l'ultimo che dà una nuova linfa al reparto inserendosi in numerose azioni. A dimostrare che il Cagliari ha disputato una buona partita è proprio il pubblico che fino al termine e dal fischio di chiusura saluta con continue ovazioni. Insomma, si è finalmente divertito. Negli spogliatoi la solita misurata euforia nel clan rossoblù, ma i giocatori ritrovati sono ora diversi ed il pensiero è rivolto quasi esclusivamente alla Lazio, perché domenica sarà quello l'avversario da battere.